E salve a tutti gente, sono FairZeroAnZero e benvenuti sul mio canale. Siamo su un nuovo evento di Jetpack Joyride e chiamiamolo Jetpack Joyride Halloween. Infatti perché tra qualche giorno sarà Halloween, perciò il nostro grande gioco ci dice che ci dobbiamo preparare per qualcosa di bellissimo. Infatti questo è uno degli eventi che per me mi piacciono un botto. Lo metto al secondo posto dopo naturalmente l'evento di Ritorno al Futuro. E non ho parole per questo video, per questo evento, e proprio vi faccio vedere, diciamo, la prima corsa. Allora, cosa ha di particolare e di diverso degli altri eventi? Innanzitutto l'obiettivo è prendere le zucche, le zucche gettoni. Intanto sposto il mettere mi piace, così si vedono pure i metri. Me lo sono comprato lo zombie rex per, diciamo, è Halloween, facciamoci questo regalo, e me lo sono comprato. Non c'entra niente riguardante l'evento. L'evento aggiunge soltanto nel normale Jetpack Joyride tipo nuove posizioni per le monete. Intanto sto facendo un mucchio di obiettivi. E questi gettoni zucca, possiamo chiamarli così. Tristemente questo evento, a quanto ho saputo, è veramente pesante. Infatti, come potete vedere, qualche volta si ferma per due secondi e va avanti il gioco. E questa è una nota negativa per questo, diciamo, evento. La cosa bella è che hanno aggiunto molte cose per questo evento e ne vado fiero. A quanto pare sembrerebbe uguale a qualsiasi normale partita di Jetpack Joyride, soltanto con l'aggiunto di questa nuova scenografia con le zucche, le candele e i ragni. E come potete vedere alcuni mezzi sono limitati. Diciamo, come potete vedere, io sto giocando solo, quasi con solo il Rex. Infatti tra tutti i mezzi il mezzo più vietato è Mister Coccolone, e dopo vi spiego il perché. Comunque, se prendiamo tanti gettoni ci regaleranno tanti oggetti, come il costume, adesso quello dello zombie, il jackpot zucca, che non l'ho ancora ricevuto, diciamo, e altre cose come il costume da lupo mannaro o da, come si chiama, il cubo mietitore. Oggetti che vi consiglio per questo evento sono naturalmente una corsa gratis e lo schiva facile, perché dopo un po' sarà molto complicato gestire la raccolta delle zucche con i missili che ti sparano da qualsiasi vista. Altri oggetti che possono essere utili sono i, diciamo, gli vantaggi, se non usate la corsa gratis, sono i vantaggi che ti danno tipo 750 metri di vantaggio, il tubo iniziale, non lo so come si dice, e anche un mucchio, e vi ripeto un mucchio di seconda chance, perché vi sarà molto utile. Ecco, ho schivato quello e porta male. La cosa importante per arrivare, diciamo, ad avere molte zucche è arrivare tra i 3000 metri e potete avere al massimo due zucche in ogni quadro, possiamo dire. Un'altra cosa utile sarebbe essere molto fortunati, diciamo, a questo, e avere sempre una seconda chance. Oppure, oh mio Dio, fatemi controllare, partenza in testa. E adesso vi spiego il motivo. Questo evento, come potete vedere, le zucche, queste zucche aumentano di quantità ogni volta che si arriva in un certo traguardo. Per esempio, se si arriva a 4000 metri si possono trovare due zucche contemporaneamente in uno stesso schermo. Aspettate che non si vede. Va bene, si è bloccato la cosa. Volevo farvi vedere il bonus evento, ma non me lo fa premere, non so il motivo.
E adesso vi dico un'altra cosa in aggiunta, che quando dopo un tot di... In verità, per arrivare a un buon premio, si deve arrivare a tante missioni, con arrivare a tante zucche. Non so come dirvelo in poche parole, vabbò. Ecco, mo metto in pausa e vi faccio vedere. Come potete vedere, hanno aggiunto vicino a missioni attuali le zucche, 170 zucche. Quando si arriverà a un tot di missioni, vi daranno, diciamo, un premio. Infatti, il premio precedente che ho avuto è stato proprio il costume da zombie. Sono cose gratuite, naturalmente, ma adesso vi dico un'altra cosa, che mi dispiacerà farlo, ma devo morire. Ecco cosa succede quando si usa un elisir o una seconda chance. Vi trasformate nel cubo mietitore e ricevete il mezzo del Mister Coccolone con la skin del dello scheletro del drago. Ecco perché penso che questo evento è molto pesante. Infatti, a malapena riesco a gestire lo scheletro. Questo è l'ultimo premio che si può avere ed è bellissimo. Io sto facendo tipo dalla mattina fino al pomeriggio per avere, diciamo, questo premio, e sono arrivato quasi a metà, diciamo, quasi alla metà della metà. Eccolo, perdo. È il bello che riceverete questo costume e questa canzone epica di Halloween per tutto il tempo, fin quando non morite. Come potete vedere, è molto, diciamo, laggoso, che si blocca e queste cose qua. Ecco, premio livello 3. Complimenti, hai ricevuto 150 soldi. Ah no, 500. Infatti, nel livello 4 avrò il costume, eccolo qui, il costume da lupo mannaro. E 320 zucche mi serviranno. E poi vi voglio dire soltanto che la meta per arrivare ad avere lo scheletro di drago sarà circa 2000 zucche, e lo dovete prendere entro 12 giorni. Infatti vi faccio vedere, diciamo, evento in corso, 12 giorni, 3 ore e 32 minuti. Vi dico soltanto che potrebbe tornarvi utile anche la Sam. Ecco, vi faccio pure vedere l'evento Halloween. Infatti, 20 zucche, 5 cuori, 80 zucche il vestito da scheletro, 160 zucche il jackpot di zucca, 320 il lupo mannaro, 550 il costume da scheletro, 1000 il vestito da cupo mietitore e... Ah, l'hanno diminuito, perché prima era 2000 zucche. Adesso è solo 1700 zucche. Ah, buono, molto buono. Infatti qui c'è scritto proprio le istruzioni. Ottieni gettoni per sbloccare premi esclusivi, usa un elisir rapido per cavalcare lo scheletro di drago, continua a volare per ottenere i gettoni più velocemente. E infatti, come si è mostrato, come vi ho fatto vedere, all'inizio c'era al massimo, dopo un tot di metri, una zucca. Dopo che si arriva circa ai 3000 metri, si arriva ad avere due zucche nello stesso schermo. È un bellissimo evento, peccato che è molto pesante per Jackpot Joyride, infatti è molto laggoso, io penso. E vi sconsiglio vivamente che se avete il pennuto gruzzolo come, diciamo, mezzo iniziale, ve lo giocate, perché nel premere continuamente il gioco, diciamo, che si frizza per 2 secondi, poi ritorna normale. Perciò, quando, diciamo, si blocca, notate che si blocca, non premete, o premete giusto un po', altrimenti tutto ad un tratto vedete che il pennuto gruzzolo si fa un volo esplosivo.
Adesso vi voglio far vedere una delle mie, diciamo, corse che proverò a renderla gestibile. Come, in che senso gestibile? Perché per avere un buon numero di zucche si deve arrivare all'incirca 3000 metri. Perciò devo gestirlo molto bene, perché è difficile. Ecco, non parlo del pennuto gruzzolo perché già, ecco. Come potete vedere, in qualche secondo si blocca. Sto provando a gestirlo il pennuto al gruzzolo in questo evento, perché diciamo che è uno dei mezzi che riesco a usare meglio dopo la SEM e il mecca. Peccato che in questo evento me l'ha lasciato tipo così. Come potete vedere, è arrivata appena la prima zucca. Mi sembra che la prima zucca. Ecco un'altra zucca. E voilà. Come potete vedere, trick or trick. O treat. Trick. Oh madonna, non mi ricordo più come si pronuncia. Ecco, siamo quasi a 1000 metri. Ok. Pure bello lo scenario che hanno messo le candele, le zucche, i ragni e le ragnatele, che per me danno un buon tocco di Halloween, molto spaventoso. Però sono rimasto un po' triste che potevano creare tipo una canzone di Halloween anche mentre correvi. Per questo sono rimasto veramente male. Poi il costume di zombie è veramente bello. Aia, mi sono sconcentrato. Vabbò, questa non è stata la mia migliore corsa in assoluto, però ci può stare. Ci può stare. E questo è l'evento di Jackpot Joyride Special Halloween, chiamiamolo così. E vi ricordo di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video. E seguite la mia pagina Facebook, pagina, diciamo, account Facebook, che si chiama Fair010. E vi lascerò anche, diciamo, le istruzioni per questo evento. Perciò mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi altri video. E ci si vede in un prossimo video. Ci si vede, gente.